Bene, bene ragazzi, dopo avervi portato i 5 giocatori che odio di più, o comunque un pro player odia su FIFA 20, oggi ho deciso di portarvi un secondo episodio. I 5 giocatori che un pro player, parlo a nome di tutti i pro player, alla fine penso siano quelli, i giocatori che tutti un po' odiamo, però personalmente io odio tantissimo questi, che mi fanno proprio nervosi da morte, praticamente. Le 5 icon che detesto su FIFA 20. Premetto che praticamente con questi qua ho buttato tante di quelle smadonnate che manco vi immaginate. Ma proprio tantissime, perché quando le utilizzo io, sempre solito discorso di quando vi ho fatto il video dei 5 giocatori che odio, diciamo base, non icon, eccetera, eccetera, parte 1, che è fortissimo, gli altri come giocano di merda. Ma vi posso assicurare che è una teoria che vale per tutti. Beh, gli avversari sono fortissimi, gli utilizzatori sono dei cessi assurdi. Comunque, andiamo a vedere chi caspita sono questi 5 giocatori. Iniziamo dal difensore centrale. Lui, Rio Ferdinand. Questo è un mistero del giocatore. Non lo capirò mai. Allora, 85 di 85 di velocità scatto, 83 accelerazione, 84 di overall di velocità, no? In generale, 83 di fisico, 84 di difesa, 65 di passaggio. Questo qui, quando lo contro, è un muro. Vi posso assicurare che è un muro. Non lo so, è velocissimo, non sbaglia un intervento. Questo qui con me, nella Weekend League, fa le prime 10 da fenomeno. È il difeso più forte del gioco. Comincia a diventare la quindicesima partita, si rincoglionisce. Ve lo giuro, non sto scherzando. Si rincoglionisce, diventa un cesso allucinante. Quando premi la B, quando premi L2 R2 per andare incontro all'avversario per levare la palla, non vinci un cazzo di contrast. Non li vince mai. I primi 10 diventa tipo Van Dijk, Tots, Totti, Maldini, Prime. Operate le prime 10, arrivi la quindicesima, gli fanno un take, gli fa nulla, non lo so, perde tutti i contrasti. Questo lo odio per il semplice motivo che quando ce l'ho contro è fortissimo e quando lo utilizzo io è un cesso, praticamente. Blank. Baby. Blank, baby. 83 di velocità, 82 di tiro, 75 di passaggio, 78 di fisico, 79 di difesa. 79 di difesa. 7-9, 7-8 di fisico. Questo in game è Gullit. Non ce l'ho contro il Gullit. È enorme, non sbaglia un passaggio, intercetta tutto, 79 di difesa con 75 di intercettazione, 82 di lettura difensiva, intercetta fottutamente tutto. Sarà che è 1,92 m, boh, che cazzo ne so, ma è fortissimo nell'intercettare i palloni. Poi, altro mistero assurdo. Altro mistero assurdo. Ha 86 di finalizzazione e vi posso assicurare che mi fa gol. Quando ce l'ho contro mi fa gol. L'ho testato io, fortissimo, fortissimo in fase difensiva. Un mostro, perché è veramente forte, perché è molto molto utilizzato, intercetta tutto, cioè è forte forte. Quando c'ha la palla ai piedi è inguardabile. Non fa un passaggio buono, non ne fa uno buono, non azzecca un passaggio. Poi magicamente c'ha 86 di finalizzazione. Qualche volta io ho preso gol da Blank. Con me non faccio un gol. Cioè, non ha fatto un gol in vita sua. Mai fatto un gol con Blank. Mai, mai. Contro invece mi hanno fatto gol. 86 di finalizzazione contro questi valori. Per gli avversari valgono. Quando li utilizzo io, questi giocatori non ci azzeccano uno. Però qui almeno posso dire che in fase difensiva è veramente forte. In fase di impostazione e di finalizzazione lasciamo perdere perché è veramente inguardabile. Questo è uno di quelli che odio proprio nel centrocampo, è lui quello che non posso vedere perché ce l'ho contro, intercetta tutto, fa gol, non sbaglia un passo. È il Gullit quando ce l'ho contro. Quando ce l'ho io invece è un Blank Baby, cioè è lui, vi assicuro che è veramente lui, cioè non diventa Gullit. Contro è Gullit, cioè la fa. Butragueño, Butragueño. Un cazzo di nanetto, è un cazzo di nanetto con 5 piede debole che ha un tiro che distrugge la porta. Non so come è possibile. Tutte le sue versioni, poi io ho preso il Prime per modo di dire, cioè per vedere il Medium, il Baby, il Prime Moments. Questo quando tira fa gol.
Ma tira da casa sua, tira da centrocampo, tira dalla rimessa laterale, tira di rigore, tira tutto storto, scoordinato, fa gol. Fa sempre gol questo. Non l'ho mai provato, quindi non mi posso dire la mia perché non mi piacciono i giocatori con tre mosse e abilità. Però vi posso assicurare che questo qua è fisicamente 1,40 m, forse tutto va bene 1,40 m. Cioè in game, qua c'è scritto 1,68 m, in game è un cucciolo, 1,48 m sarà forse. Un nanetto, non si vede proprio. Forza 65, bugia, fake, non lo sposti. Bugia, non credete a queste false teorie in game. 65 di forza, tu anche se hai Van Dijk, Ferdinand, Maldini, non lo sposterà mai in game questo. Questo vince tutti gli impalli. Gli schiacci tu la B per rubare la palla, non puoi fare nulla. Non gliela togli la palla. E se lo fai girare, devi fare il segno della croce perché questo qua ti fa gol. Quindi è uno di quei giocatori che gli dico, ma come cazzo è possibile che è così forte? Sicuramente non metto in dubbio che sia stato forte in passato, cioè, ben chiaro. Però, cioè, se uso Maradona, cioè, mi aspetto con Maradona, cose del genere, no? Con Butragueño, no? Cioè, Maradona è il giocatore più forte del mondo, nell'epoca è un cesso su FIFA, Butragueño è immortale. Cioè, cerchiamo di bilanciare un po' le cose, magari, no? Però no, e siamo su FIFA e questa è la realtà. Quarto giocatore, Dalglish. Dalglish. Dalglish l'ho provato. Pro del Prime. Non, questo è il baby che avevo messo. Pro del Prime. Ho provato il Prime. Tu dici Prime, sua versione migliore del giocatore. Una partita giocata. Una fottuta partita in live, vero? Ero in live, ragazzi, dopo una partita l'ho preso, l'ho tolto immediatamente. Mai visto un giocatore così scarso in game. Cioè, proprio non sa fare un passaggio, non sa stoppare la palla. Bruttissimo da utilizzare, ma proprio brutto, brutto. Ce l'ho contro. Diventa un po' l'agilità di Neymar. Diventa un mix tra Neymar, tra Ronaldo Nazario, certe volte perché tira anche lui, boh, non lo so, delle mine. Penso che lo vogliono arruolare nell'esercito russo addirittura per quanto cazzo sia forte nelle bombe che tira. Non lo sposti. Un nanetto, anche lui. Nanno con 88 di equilibrio, non lo sposti in game. Vince tutti i rimpalli. Non vi parlo di quando tira. Forse anche più forte di Butragueño quando tira. Forse, non sono sicuro. Però con quei capelli che sembro io quando mi taglio i capelli da 150 anni. I passaggi, quando li utilizzano gli avversari, li fa bene. Io vi giuro, l'ho provato una partita, una fottuta partita, l'ho tolto. Questo qui che vi sto per dire costa tanto, lo so benissimo. Però è uno di quei giocatori che non ce l'ho contro, ma io lo vorrei comprare perché però costa troppo, troppi crediti. Vi parlo di lui, ragazzi. Eusebio, baby. Il baby, perché tu se vai a comprare il 91 è più scarso. Io ho il 91, è più scarso del baby. Allora, questo ragazzo qui è un mistero. Cioè, non lo so. È un mistero assurdo. Forza. Iniziamo dalla sua pecca, la forza 70. Bugie. Non lo puoi spostare. Indistruttibile. Ma poi lui c'ha una capacità. Ok? Questo qui aspetta. Aspettate, premessa. Questo è forte anche quando lo utilizzo io, l'eccezione. Lo utilizzano gli altri, è fortissimo, lo utilizzo io, è forte. Se è ben chiaro. Perché l'ho utilizzato, è veramente per me l'attaccante più forte del gioco insieme a Ronaldo Nazario. Di quello che ho provato. È Eusebio, è l'attaccante per eccellenza su FIFA 20. Perché? È agilissimo, ma proprio di un'agilità che vince pure i rimpalli. Cioè, fai i movimenti di corpo, lui vince pure i rimpalli, scacci sta cazzo di B per togliere la palla, B, X, come cazzo volete fare voi, non la togli, vince i rimpalli, poi tira delle bombe assurde, il 91 a differenza dell'89 prende più pali, si sa per quale motivo, il 91 che è la versione più forte in teoria, costa meno sul mercato, c'ha più di passaggio, più di tiro, è più scarso, non, i misteri di FIFA, non lo so, non so per quale motivo, è più scarso il 91 dell'89. La velocità si muove ad una velocità clamorosa. Fai movimenti di corpo, sembra un velociraptor, sembra. È impressionante. È velocissimo, tira delle mine assurda. Velocissimo, fisicamente non lo sposti. Gli manca solamente. Se questo qua avesse avuto 5 mosse abilità,
Io avrei smesso di giocare a FIFA a novembre, ve lo giuro, perché questo qua, con tutti i pro che ce l'hanno, eccetera, sarebbe costato un po' di più in realtà, forse 5-6 milioni quanto Ronaldo. Però, ragazzi, questo qui è la vergogna. Che poi non si capisce perché il 91 è più scarso. Cioè, questo è più forte e più scarso del 91. Ha tutto questo qui. Questo è uno che mi fa incazzare tantissimo. Cioè, questi sono in realtà le 5 icon che mi fanno incazzare più di tutte. Questa è la top 5, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti qual è la vostra. Anzi, chi sono i vostri giocatori che odiate di più delle icon? Che questa settimana abbiamo fatto dei giocatori base. Oggi delle icon, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate. E mi raccomando, like, iscrizione al canale. Ci becchiamo in un prossimo video. Porca puttana. Bella a tutti, ragazzi. Un salutone e ciao ciao.